Enrico, ditemi il nome perché tante volte a me mi scappa. Enrico, lui fa il manichin, fa lavora da Armani, quindi qualche cosa farai. E qui invece abbiamo Antonio. Antonio, buonasera a tutti. Antonio, detto Spenna. Ecco, siamo a posto. Spenna, per il ciuffo. Soprannome, soprannome. No? E il ragazzo, diciamo così, più vivace, il mio aiuto regista e quello che fa tante cose in compagnia. Che lui... Grazie. Un applauso. Poi abbiamo Gigi, ecco, qui se mi permettete mi soffermo un momentino perché Gigi Campisi è il famoso Giovanni, marito della Teresa, che, grazie dell'applauso spontaneo, che poi più tardi lo vedrete nei panni di Giovanni, quindi il marito, diciamo, martire della Teresa, il mio marito martire. Sono 40 anni che mio marito non siamo mai andati a letto assieme, vero? Di la verità, di giuro. Giuri tra questo. Abbiamo Giordano, anche lui fa il presentatore, cantante e fa di tutto in compagnia. Signori, io ho presentato tutta la mia compagnia, questa è una parte di compagnia, teniamo. Quindi adesso noi per un attimo viviamo dietro le quinte dello spettacolo. La platea è piena di gente, i ragazzi si preparano, il sipario è tirato, nessuno li vede, nessuno sa cosa fanno, solo noi lo vediamo. Praticamente l'atmosfera è quella di una piazza di paese con tutti i problemi che ci sono, disoccupazione e via dicendo. Allora, platea piena, i ragazzi in silenzio si preparano, l'orchestra è pronta in buca per partire. Noi siamo stati da sempre tartassati, regala sol promesse, soltanto bla, bla, bla. Non si sarà più salvabile, se va sulla scala mobile, paga tutti in modo affabile, fare tutto bla, bla, bla. Go, go.